sì, lo troviamo Tognanti, anche perché non ci ho trovato nessuno in rete, quindi. Idealmente riprendiamo un po' il filo che abbiamo interrotto un anno e mezzo fa quando abbiamo presentato Non tutti i bastardi sono di Vienna, e quindi ricominciamo da quel punto per seguire un po' quello che è l'evoluzione della narrazione di Andrea. E quindi senza preamboli, senza troppi preamboli, sembra una mano molto importante le iniziative che facciamo di Colonne d'Erba, e questo per noi che è una piccola associazione che vive per fare cultura gratuitamente, direi che è una grande soddisfazione. Comunque, insomma, bando ai preamboli e entriamo subito nel merito. Io prima di lasciare poi anche la parola ad Antonella, che ti farà alcune domande un po' più specifiche sul libro, io ho una curiosità da chiederti. In questo nuovo racconto, questo nuovo romanzo ambientato in un periodo storico diverso rispetto al precedente, però comunque bellico di fatto, quanto hai subito, quanto hai sofferto, quanto si sono imposti i tuoi vecchi personaggi in questa nuova narrazione? Com'è la continuità del tuo raccontare? Beh, no, credo che questo sia un romanzo molto diverso dal primo. Volevo, ti dirò, ero partito un po' con, non dico con un intento, perché poi mi lascio anche abbastanza trasportare da quello che succede, però volevo scrivere un romanzo molto diverso, perché succede questo: quando un libro, scrivi un libro che ha successo, ha venduto più di 100.000 copie, in Italia, il corso di traduzione in 10 lingue, importante di tesi, e quindi è successo, tutti vogliono che scrivano lo stesso libro, tutti, l'editore tuo, gli altri editori stranieri che hanno rischiato su di te, un po' anche il tuo pubblico che ti sei fatto, tutti si aspettano un libro simile al primo per riconoscere la stessa, il marchio di fabbrica. E io, rischiando molti soldi, avrei deluso anche alcuni lettori, ma volevo fare un libro molto diverso. Mentre il primo è musica classica, questo è musica jazz. Musica jazz, cioè c'è una musica fondata, scusi, sente? Sì. Cioè una musica, diciamo, fondata nello scontro incontro, quasi nella frizione, tra una base, un fondo ben riconoscibile e razionale, che è la batteria, i pulsari esopono della batteria, e l'improvvisazione del sassofonista, che in questo caso è la lingua dell'infanzia, con la sua magia, la sua capacità di stupire e di immaginare quasi un mondo alternativo. Avevo però sempre una cosa che è l'unica a cui sono, voglio sempre essere fedele, che è la realtà. A me piace la realtà, non mi piacciono i sogni, mi piace proprio la realtà, però la realtà, perché la realtà ha più immaginazione di noi, più interessante, più intelligente, e comunque è la res che vengo dalla vecchia scuola della mente, secondo me. Cioè, veramente mi interessa. Allora ho immaginato, per fare un libro appunto anche diverso, anche capace di sorprendere me, il lettore eventuale, ho scelto la voce narrante, che è il primo problema del narratore: chi racconta la storia prima di viene insieme a quello che deve raccontare, ma chi racconta la storia?
Poi c'è quello del tempo che scorre, come fa sentire al lettore che il tempo in cui si svolge la vicenda narrata è diverso dal tempo che tu lettore impieghi a leggere il libro. Questo è l'altro grande problema. Il terzo problema è quello della pietà umana, la pietas, cioè anche un personaggio antipatico messo sulla carta deve suscitare, deve avere fascino e deve incuriosire, deve avvincere. Per cui è concedere una sorta di pietas a ciascuno. Questo sono io credo che siano i tre grandi cuori pulsanti della tecnica proprio del racconto. E qui, avendo usato la voce narrante principale di un bambino e come voce secondaria la batteria del genere, diciamo quella di una giovane donna, ho creato quella che per me è un po' una frizione ideale tra la lingua emotiva intelligentemente sgrammaticata, in realtà è sempre sgrammaticata, ma non lo è, perché lui non usa il congiuntivo, quello Pietro, il bambino, perché è assertivo, lui vive nel modo indicativo, lui indica il mondo, dice le prime parole, dice Dario la vecchia sventola e quindi non può aver ucciso Gesù, è un'affermazione netta, quindi, la parola chiave quindi, ovviamente è una frase nonsense, c'è una parodia che significa è nonsense. Non è assenza di significato, è parodia di significato, è un diverso. E quando l'oggetto parodiato viene esaltato dalla parodia, perché nessuno fa la parodia di qualcosa di significante, anche i ragazzi a scuola, mi ricordo, quando facevamo l'imitazione, la parodia dei nostri insegnanti, la facevamo con gli insegnanti per cui tanti avevano potere di bocciarci, per esempio. Crozza fa la parodia dei politici perché hanno potere di tassarci. Cioè di derubarci e così via, quindi sono importanti, quindi vanno messi alla berlina in qualche modo, però mettendoli alla berlina in fondo riconosci il loro potere. Ecco, Pietro mettendo alla berlina il significato normale delle cose ne riconosce l'importanza in qualche modo. Quando sbeffeggia diciamo la guerra, il mondo che lo circonda, che è la fine della seconda guerra mondiale, la follia che c'è in questa violenza che tutti compenetra e tutti confonde in qualche modo in questo momento poi in cui la guerra sta per finire. Con Pietro c'è questa sua bomba o leggeria che è il suo linguaggio che è un, secondo me, almeno nelle mie intenzioni, spero di esserci riuscito, una sorta di inno alla libertà individuale e al grande mistero dell'identità, cioè questo grande mistero che siamo tutti individui. Ci dice sempre i bambini, i vecchi, le donne, gli animali, sono un po' tutte generalizzazioni, tutti abbiamo un nome e cognome. Ci sono i bambini cretini, i bambini molto intelligenti, dotati, e lo stesso gli adulti, donne, uomini, siamo tutti individui forgiati da un destino a noi ignoto. Cioè anche questo da dire, non sappiamo perché siamo venuti fuori così, sappiamo che ci serviva Freud per sapere che l'infanzia è molto importante per forgiare il carattere. Né ci servivano quelli che sono gli studi più recenti della linguistica, diciamo, genetica di Pisa, queste cose un po' strane, sapere che nel DNA è già inciso, diciamo, una parte del nostro destino, cioè le nostre capacità, dei nostri talenti e anche della nostra capacità di parlare. Per esempio sappiamo che se un bambino viene allevato dagli scimpanzé non parla, ma appena entra nella specie umana, che succede a 15 anni, in brevissimo tempo impara a parlare, mentre nessuno scimpanzé impara a parlare. Cioè nel DNA umano c'è la parola, che non è una piccola cosa, diciamo che se abbiamo un cane molto intelligente ci capita di dire il mio cane è intelligentissimo, gli manca solo la parola, però non è poco, è solo questo verghetto che usiamo al suo tempo, se gli manca solo la parola, ecco, gli manca il mondo, manca una robetta qualsiasi. Posso interrompere? Sì, dai. Salve, sono chiacchierone, se mi faccio il pistolo. Sì, infatti, e il professor Molesini anche l'anno scorso, esattamente il 9 febbraio, ci ha inondato con il suo eloquio e come ora ha messo tantissima carne al fuoco. E in effetti tutte le volte che io mi sono approcciata al testo, mi sono trovata ad essere proprio sopraffatta quasi dalle pagine, perché in ogni pagina ci sono dei riferimenti importanti,
Non si può fare a meno di sottolineare analogie, metafore, similitudini, anche perché appunto il bambino, il decenne Pietro, non può far altro che fare riferimento all'universo naturale, alle poche cose che conosce. È una persona ingenua, non ha ancora sperimentato malizia, cattiveria, la verità della vita. E si esprime nella maniera più istintiva, meno riflessiva. Ma questo perché mi ha sconcertato trovare una grammatica e una sintassi semplificata e a volte anche con degli errori da sottolineare con la matita rossa, se si fosse stato a scuola. E mi ha sconcertato pensando sia a come avrebbero potuto tradurre poi all'estero questa lingua, ma soprattutto se questo fosse, pensando se potesse essere questo un libro adatto ad una lettura da parte dei bambini o solamente una lettura dedicata agli adulti. Mi sono trovata a sottolineare delle frasi di un lirismo alto, da tenere a mente, a cui fare riferimento, ma ho messo come commento peccato che non siano state scritte in italiano corretto. E effettivamente le aspettative che noi avevamo come lettori, quando appunto ipotizzando quello che potesse essere il prossimo lavoro, Andrea Molesini aveva già dichiarato che avrebbe scritto qualche cosa di apparentemente più semplice, poi che sarebbe stata una fuga, un inseguimento, infatti un gruppo di fuggiaschi, e che ci sarebbe stato come protagonista un orfano. Mi ha spiazzato la questione e il linguaggio, e pertanto vorrei andare immediatamente al finale proprio per la questione linguaggio. È un bambino a proporre la similitudine, il complemento di uguaglianza conclusivo. Sei come loro, mi sembra che sia. Sei come loro. Malgrado si tratti di una fuga, dunque in cui istinto e mancanza di riflessione hanno la meglio, malgrado siano appunto una donna, poi vedremo nello specifico sotto forma di diario ad esprimersi, e un bambino a narrare la vicenda e la fuga, ad un bambino viene messa in bocca questa frase, che è una frase d'adulto, è una riflessione molto importante, sei come loro. Sì, però il bambino a cui un bambino appunto non fa mai errore. E Dario. Non parla mai, ma è comunque un ragazzino. C'è un'elaborazione dietro a questo sei come loro. Sì, però c'è un equivoco, perché hai detto peccato non siano scritte in italiano corretto. È tutto scritto in italiano corretto, scusa. È che soltanto io non scrivo in italiano corretto. No, è che è corretto nella bocca del bambino, della finzione letteraria. Certamente. Cioè, adesso, no, scusa, leggo un pezzettino, perché poi ti faccio capire, sentiamo il tono di Pietro. Ecco, vediamo un pezzo, ecco, questo qua che per capire, se no sì, non parliamo di astratto. Allora, sono i due bambini, che si, allora, le storie sono queste, due parole. C'è un'isola al centro della laguna di Venezia, dove c'è un convento, si chiama San Francesco del Deserto, è tra l'isola di Cubano e l'isola di Santa Casa. È molto piccola, sono frati francescani, tendenzialmente di clausura, ma non proprio, semiclausura. E durante gli ultimi mesi di guerra nascondevano dei fuggiaschi, gente che si doveva nascondere dai tedeschi, partigiani, ebrei e quant'altro. Io ho immaginato che queste persone che si nascondevano, protette diciamo dai frati della chiesa, fossero costretti alla una fuga improvvisa a causa di una soffiata, non si sa di chi, da un fascista, di qualcuno, chi sa, qualcuno farà, non si sa, e per cui fuggono, una fuga diciamo un po' improvvisata, ma non del tutto, perché erano sempre su chi va là. Questo gruppo di fuggiaschi scappa in barca,
di notte, barca a vela, su un topo chioggiotto che non che può andare sulle secche, e poi escono in mare, vengono trasportati e scappano con la barca a vela, nel silenzio, protetti dalla vela e dalla notte. Durante il giorno vengono intercettati, sia pure a distanza, da navi tedesche, quindi invece che fuggire come volevano, andare al sud dell'Italia già liberata dagli alleati, sono costretti a tornare indietro e ad atterrare vicino al porto di Chioggia, cioè sulle foci dell'Adige. E lì proseguono a piedi, con mezzi di fortuna, carri, camion, corriere senza il tetto, la fusione un po' carbonesca, vanno verso il Trentino, perché nel Trentino uno dei fuggiaschi possedeva una vecchia casa di famiglia in cui trovare rifugio. Perché il Trentino? Perché il Trentino era stato annesso al Terzo Reich già nel marzo del 1914 e paradossalmente, salvo Trento, Rovereto, Bolzano, che era bombardato ogni giorno, la Val di Sole, quella zona lì, è una zona molto sicura, prima perché non c'erano i fascisti, perché i tedeschi avevano mandato via giustamente i fascisti che erano nazionalisti in qualche modo, quindi in fondo non tedeschi, anche se perché le Alture di Solò erano loro alleati, erano i loro servi, però in qualche modo lì, visto che era stato annesso al Terzo Reich, era territorio del Terzo Reich, come Trieste, la Venezia Giulia, dove c'era il campo di sterminio, era Terzo Reich, sia giuridicamente che militarmente era Terzo Reich, a tutti gli effetti era Terzo Reich. E quindi c'era una certa rilassatezza e lì si nascondevano anche, ho guardato nei documenti, molti disertori tedeschi, disertori della Wehrmacht, che ce n'erano, si nascondevano nelle valli del Trentino, perché lì c'era un po' di soldati tedeschi che facevano le funzioni dei carabinieri, perché i carabinieri non c'erano più, erano stati scacciati dal Trentino, perché appunto era Terzo Reich e i carabinieri, sia pure come corpo dell'esercito, fungevano da polizia. Quindi questo è il motivo per cui vanno lì. Vanno lì comunque perché una dei due fuggiaschi, la donna che scrive il diario, lì ha una casa di famiglia e vuole portare in salvo i suoi amici e se stessa. Là. Poi c'è un'altra storia, non potrei farla, lasciamo perdere. E la voce principale che racconta la storia è quella di questo bambino, che è audace, non ha studiato molto, quindi è un italiano apparentemente sgangherato, ma in realtà non lo è per niente, lo è a una lettura, diciamo meglio bassa, a una lettura alta non lo è per niente, lui racconta in presa diretta, cioè quasi parlasse a se stesso, è un monologo interiore se volete, perché ha un po' la Joyce semplificato, ma un po' così. E anche l'altro monologo, perché sono due monologhi, è fatto da una donna che tiene un diario, una donna di 27 anni, colta, figlia di due professori di liceo, quindi molto colta, poi i professori di liceo di allora erano più di noi, erano più generi più colti, magari più severi, più bambori, magari più bambori, però più severi, no? Anche più rigidi. E quindi lei con un italiano perfetto, accurato, composto, racconta la sua porzione di storia. I due monologhi si intrecciano e anche fanno un po' di frizione uno con l'altro, perché una, per esempio c'è a un certo punto un impiccato, il bambino dice dondola l'impiccato e poche pagine dopo nel diario si legge l'impiccato fermo in mezzo al buio, scrive lei. Non è una contraddizione che le due voci narranti vedono due cose diverse. È ovvio che l'impiccato sta fermo, l'impiccato da uno o due giorni, non si sa da quanto, quindi è morto, uno si è impiccato a una trave, è fermo nel buio, ma il bambino lo vede dondolare, forse perché fa così sotto l'impiccato, perché beh, lo sappiamo perché nella sua mente l'impiccato dondola, diventa quasi una cantilena, dondola, l'impiccato. Quindi le due voci servono a dare profondità di campo, sono come un telefono, una qua e una qua, che vedono i fatti svolgersi, il loro divenire, da due punti, diciamo, diversi. Leggo questa una mezza paginetta per dare il senso della voce di Pietro, della sua anarchia e della sua forza e anche della sua, diciamo, irruente semplicità. Parlavano di donne anche se c'era frate Ernesto e suora Elvira che quasi rideva e che ha fatto perché non si raccontano le storie di sesso se ci sono i bambini. Che scemi, credono che io e Dario non sappiamo. Io e Dario, Pietro e Dario, due bambini che hanno 10 anni. 10 anni di allora, non 10 anni vissuti comodamente, come ha detto, 10 anni in tempo di guerra, fuggiaschi, la sono lunga.
Ok, non si racconta una storia di sesso se ci sono i bambini. Che scemi credono che io e Dario non sappiamo. I vecchi non fanno sesso perché hanno i capelli lustri e fermi appiccicati alla testa. E il sesso invece ti fa che sembri pettinato con i petardi. Io l'ho scoperto perché ho visto il dottore che è venuto a visitare la sorella bella dell'irlandese, che è uscito tutto di qua e di là e con gli occhiali storti. E anche il nodo della cravatta sembrava che ci aveva fatto un nido dentro un canarino. E la sorella aveva l'aria ubriaca e felice, non stava più male, anzi stava così bene che mi ha tirato dietro una ciabatta perché ha visto che la spiavo da dietro alla porta. I vecchi non hanno tempo per far abbattire i capelli, forse perché a loro piace molto parlare del mangiare. Sognano la minestra e il pane caldo, la pasta e fagioli e il risotto di Go. I pescatori che escono dalle case con i capelli che sono uno scompiglio, invece, non parlano mai della minestra. Il mondo basta che lo guardi e certe cose sono chiare come una brocca quando ci passa dentro la luce. Ecco, questa è la voce di Pietro. Cioè, le sue, diciamo, piccole sgrammaticature sono funzionali molto a quello che deve dire il suo vivere assertivo. Lui non ha dubbi, i vecchi non fanno sesso perché sono pettinati, hanno i capelli lisci, perché se no il sesso ti fa che sembri pettinato con i petardi. È ovvio che è un'associazione infantile perché non sa bene cos'è il sesso, però ha fatto 2+2, visto la sua... Ecco, quindi il suo mondo, la sua immaginazione è un po' pettinata con i petardi, se vogliamo. Quindi diciamo, il suo linguaggio è funzionale, diciamo, ad esprimere poi la sua anima. Perché noi non dimentichiamoci che la stessa storia umana non è quello che è avvenuto. Noi pensiamo la storia è il passato. Un cavolo, la storia è quello che del passato siamo in grado di raccontare. Tant'è vero che ci sono 1000 versioni degli stessi fatti. Chi racconta, il punto di vista di chi racconta, il momento in cui racconta, cambia il fatto in sé. Cioè, non è che se no sarebbe sempre i testimoni vanno interrogati. Ecco, a un certo punto, poco più avanti, per dire come è sgrammaticato Pietro, a me mi pare, dice sempre a me mi, che è un rafforzativo, può essere, una volta ce lo segnavano le maestre con un grave errore, adesso nella grammatica chiamata generativa, non so neanche che cavolo è. I miei colleghi si devono fare delle cazzo che stavo, non so, come si dice che non è un errore, è un rafforzativo, non importa. Molte maestre lo segnano ancora rosso. Io lo segno rosso, sì. A me mi è un errore. Anch'io segno rosso, però ci sono diverse versioni. A me mi pare, lui ci sembra a me mi piace, a me mi ha un suono, lui ci sembra a me mi piace, a me mi pare che scrivere sia una cosa un po' da scemi. Ci sono già i libri, che sono tantissimi, e tutti già scritti. Lui dice questo perché vede la finta suora, che è una donna travestita da suora, che tiene il diario, e vede che ogni sera scrive con la matita nel suo quadernetto, nel suo diario. Che cavolo fa questa? E dice, beh, mi pare che scrive sia una cosa un po' da scemi. Ora qui c'è un'anomalia, è l'unica volta in tutto il libro che lui usa il congiuntivo. In altri posti avrebbe detto, a me mi pare, tanto di solito dice a me mi sembra, perché nella lingua italiana, ho guardato la grammatica degli anni 30 per capire, quando c'è un verbo che finisce in aria, un verbo in ere o in ire, si usa, prevale sempre nell'uso il verbo in aria, parere è meno comune di sembrare. Pietro usa sempre il verbo in aria quando può, perché va, come va l'orecchio del popolo italiano, verso il più facile. È normale in tutte le lingue così si va verso il più facile, parliamo degli orecchi ineducati e non letterari, non deletterati, ma sono quelli che interessano, importanti, che contano, che fanno la storia e la vita dei popoli. Allora lui di solito in tutto il resto del libro avrebbe detto, a me mi sembra che scrivere è una cosa un po' da scemi. Qui invece, siccome parla di libri, tecnicamente è un apax, c'è un caso unico nel libro, a me mi pare, usa il verbo parere, che più raffinato, vuole come fargli il volto, da 2 o 3 volte usa il congiuntivo, proprio per dimostrare che lui sa il congiuntivo in realtà, lo conosce male, ma non lo adopera non tanto perché è dominato dall'ignoranza, ma perché lui non vuole fare ipotesi, lui vuole dire le cose sono così, punto e basta, dopo vedimi le scarpe, da 10 anni, sa che deve basare solo su se stesso la vita, visto sua mamma morta, perché mamma
sulla gavotta che aveva 5 anni, la vista della casa da morto, i grandi, per consolarli, gli hanno detto: tua mamma è in cielo. Ma come in cielo? Nella cassa, gli è venuto la cassa con le scarpe della domenica, delle scarpe che guidano. E lui ha capito da questo, sì, non si viene detto perché non è di didascalico, si capisce che lui non ci sta a questo gioco, capisce che i grandi mentono, che se lui vuole capirci qualcosa deve usare la propria testa, solo su di sé può contare. Mia mamma è nella cassa da morto, non è in cielo, cosa raccontate? Tutta qui, la riempi tutta quanta. Mi fa pensare che bella cicciottella, burra, riempie tutta la casa, quasi, quasi un po' la rompe col suo corpo, la sua fisicità. E qui però parla di libri, a me mi pare che scrivere sia, quindi involontariamente quasi, il pensiero diventa più alto, sia una cosa un po' da scemi. Ci sono già i libri che sono tantissimi e tutti già scritti. Ora, indipendentemente dalla ingenuità della battuta di Pico, è anche molto veritiere, in Italia si stampano 63.000 libri all'anno, con tirature infime, medie, bassissime, per cui in realtà non si capisce perché. Perché ci si, in realtà si capisce che è la vanità da cui tutti siamo purtroppo soggetti, è molto difficile combatterla perché incombe su tutti noi, ma effettivamente è seppur una grande operazione di vanità, perché non si spiega una produzione paraletteraria così immensa, per 63.000 titoli, novità all'anno, vuol dire una quindicina di romanzi al giorno, non sto parlando di Italia, cioè una roba spaventosa, una produzione enorme. No, a fronte di quello poco che legge pochissimo, cioè che il poco di una volta che leggo di meno, è pazzesco. Comunque la cosa divertente di questo libro, è un libro molto difficile da tradurre. I miei traduttori è già comprato da diversi editori stranieri e sono in contatto per adesso con l'editore tedesco e l'editore francese. E sono molto belle le domande che mi fanno, perché anche loro hanno il problema di come inventare una lingua dell'infanzia che sia sufficientemente credibile, ma anche non è del tutto dell'infanzia, perché nessun bambino sarà in grado di raccontare una storia così complessa. Quindi ovviamente è sempre un gioco letterario, anzi forse anche troppo, perché forse anche troppo letterario il gioco, perché ovviamente è un libro molto complesso. Questo libro è molto più complesso del primo, è molto più difficile da un punto di vista squisitamente letterario. Dico, parlo da tecnico proprio dire, da prof, se volete, perdonare, effettivamente questo è un libro più economico, è più difficile entrarci, perché non è così, l'altro è un libro classico, diciamo, l'altro è classico, ha i personaggi ben calibrati, molto armoniosi, cioè perlomeno meno sicuro, cioè non disturba più di tanto, credo, il lettore ben attrezzato, parlo sempre di lettore ben attrezzato. Questo invece penso di sì, questo è un libro abbastanza sconcertante, che infatti suscita grandi entusiasmi, anche grandi gente che lo butta via, dice, no, non è scritto, ma è scritto con gli errori, cioè suscita diverse cose, cioè, questo è sempre successo in tutta la storia letteraria, questo non è solo io, è successo ad esempi molto più importanti di me. Queste reazioni sono normalissime, non le colpiscono affatto, però dico, è un libro, diciamo, più, mi rendo conto, più difficile. La frase infatti a cui mi rifacevo prima è questa: e il vento mette dentro il fuoco fischi e ranocchie come se i ciocchi sono flauti e contrabbassi che io una volta sono stato con mia madre al teatro La Fenice. Appunto. C'è un bambino che sta raccontando. Giustamente! Giustamente. Sì, no, infatti, mi sono segnata, guarda, lo può leggere anche lei, professore. Frase stupenda, peccato. Frase stupenda, peccato che sia. Mi ha affascinato tantissimo, una delle tante che ho sottolineato, ma questa, proprio perché è stato divertente anche leggerlo. Anche io penso così, che io una volta c'è stata la fine. Anche perché il nostro pensiero funziona così. Sì, cioè, e infatti io non avevo assolutamente pensato alla scelta di anarchia di questo bambino proprio perché orfano, e come lei ci aveva
preannunciato, scientemente scelto in quanto orfano perché i genitori limiterebbero con la loro protezione, sarebbero portati a dare delle regole per educare e pertanto per riuscire ad avere una vera e propria avventura con protagonista dei bambini, con protagonisti un bambino che possa esprimersi al massimo, occorre far morire i genitori. Beh, questo sì, è un espediente. È un espediente. Però questo, aspetta un momento, questo qua è vero, è una cosa che si fa sempre, se tutti i libri che hanno protagonisti i bambini sono orfani, perché i genitori, siccome li vogliono bene, li proteggono, quindi dico con le palle, cioè sono nemici dell'avventura, bisogna farli fuori subito. Però, mi dispiace, ma è una regola narrativa e non incita al matricidio. Però c'è un altro motivo molto più profondo, è che l'orfano non è più bambino, questa è la verità. Perché mettere in campo un orfano? Ho pensato molto, perché cos'è che rende un bambino un bambino? È anche la tenerezza, l'amore, la preoccupazione della mamma. Basta vedere i bambini che giocano al parco, sono molto felici che quella rompipalle della mamma stia parlando con le amiche, però ogni tanto guardano verso la mamma, cioè sanno che la mamma c'è. Cioè, se la mala sorte toglie la mamma al bambino, lo rende un orfano, gli ruba l'infanzia in qualche modo, è meno, molto meno bambino, è già un piccolo adulto. Questo è il motivo, infatti lui ha dei pensieri molto evoluti, sia pure espressi in modo anarchico. Ed è molto curioso nei confronti della vita e di tutto quello che accade, e trova anche la forza per andare avanti ed essere di sostegno agli adulti del Fuggiaschi. Voglio leggere due tre righe di una recensione, quella che ha fatto Repubblica, che è Leopoldo Fabiani, un recensore. Di solito i recensori scrivono un po' delle cavolate, sia che parlino bene del libro o male. È capitato anche a me dove si rifletta dei libri senza quasi leggere, non è tempo. Allora leggi qualche pagina qua, lì, risvolti, arrangi, hai un po' di e fai una recensione, che in genere è un po' una boiata. Questo invece ha capito molto, ha detto questa frase, mi ha colpito. Vabbè, sono le solite robe un po' leggiottive che si dicono che non contano niente, ma qui fa un'osservazione critica interessante. Ma i veri protagonisti del romanzo sono la notte e le voci, non i due bambini, la finta suora, il frate e un pescatore che sono i fuggiaschi. La notte e le voci. Quasi tutta la storia si svolge nell'oscurità e allora più che visto il mondo diventa ascoltato da un bambino che possiede una sorta di orecchio assoluto. Questa è un'osservazione critica molto interessante. È vero, il mondo di Pietro è un mondo ascoltato. Io una volta, vi racconto un'esperienza, sono portato le mie due nipotine a vedere la carica dei 101, loro avevano circa 7-8 anni, io avevo molti anni meno di adesso, perché adesso ho più di 20 anni, e le porto in questo cinema tutto affollato da una massa di bambini con un po' di mamme, e c'era la carica dei 101. A un certo punto c'era la scena dei cagnetti per i due cattivoni che quasi catturano i cani col gatto, tutti a paura, e a un certo punto nella scena di massimo pericolo ho notato che quasi moltissimi bambini si chiudevano gli occhi, ma una minoranza si chiudeva le orecchie. Allora, è molto interessante questo pensato. Ci sono dei bambini che percepiscono la paura dai suoni e dei bambini che sono chiusi dalla vista. La maggior parte ho visto, ho fatto una statistica in due secondi in cui c'era un po' di lucetta della, un po' non scientifica, diciamo, istintiva. Però c'è una minoranza molto nutrita che si chiude le orecchie e continua a guardare. Allora, Pietro è un bambino che ascolta il mondo, anche se il libro è molto di immagini, ma è un mondo ascoltato. Ora, ricordiamoci sempre, già dall'Odissea, cioè, il cantore, Laedo, è cieco, Demodoco, Tiresia l'indovina, ma Demodoco, l'Aedo della Regia dei Feaci, è cieco. E quando Omero presenta l'entrata del narratore in scena, dice il Dio remoto, quello che Rilke chiamerà il Dio dal chiuso andare, Hermes, meraviglioso, cioè la musa, anche Hermes, il protettore degli dei, dei poeti e dei delinquenti, in realtà, della canaglia. È bellissimo che lo stesso Dio protegga la canaglia e poi fin da bambino mi piaceva un sacco questo. Bene, Hermes gli ha dato un grande dono, un orecchio capace di abbandonarsi allo scorrere delle cose, al grande spettacolo dell'azione.
e in cambio si è preso i suoi occhi. Le sue orbite sono cave come due aghi abbandonate. Lui non ha bisogno di speculare, di guardare, di vedere attraverso. Ha bisogno di udire, ascoltare il mondo. Per cantare e raccontare bisogna avere l'orecchio assoluto. Pietro, mi è piaciuto molto questo recensore, che ha solo quelle poche righe però molto accorte: è un mondo più che visto, ascoltato da un bambino con l'orecchio assoluto. Faccio un esempio, adesso non troverò mai la pagina giusta, perché poi il motore della storia è un altro personaggio che si chiama Carla, che è un tedesco in realtà. Comunque l'area semantica effettivamente di rumore e silenzio, cioè questi due lemmi effettivamente sono ripetuti ad esempio in una pagina 7-8 volte, e nella prima parte sono proprio il filo conduttore di questa fuga. È una fuga molto istintiva, con poca riflessione, con tutti i sensi allerta da parte di questi fuggiaschi. È riuscito? Si ripeta, eccolo qua. Entrano in questo maso. Quando c'è qualcosa di proprio interessante, ti dicono stai fuori. I due bambini stanno per entrare nel maso, questo maso di montagna apparentemente abbandonato, rifugio, e intorno ci sono i tedeschi. Quando c'è qualcosa di proprio interessante, ti dicono stai fuori. Io questa cosa qui non la sopporto. I grandi si credono più forti di noi, ma bisogna capirli. Troppo tempo che non hanno più 10 anni, e così il loro pensare è un poco rotto. E anche se la voce di Carl è tuono con dentro la mente da barba, io e Dario siamo entrati lo stesso. Vedete come sono le sue definizioni. La voce di Carl è un uomo un po' burbero, è un tedesco, uccide, è un uomo, non è un uomo, però siccome li protegge, per loro è un uomo, anche è un tedesco che è un disertore che diventa un compagno della fuga. Con dentro la mente da barba, io e Dario siamo entrati lo stesso. Zia Elvira è per terra, sulla pietra fredda, con i capelli che esplodono fra le sue dita, la sua faccia è spaccata come se il fuoco e la risacca se la stanno portando via. I suoi singhiozzi sono una sega che sega un tronco duro. Dondola, dondola l'impiccato, dondola, dondola, come se non ha il peso, come se è di foglie, con il vento in mezzo. Zio Carl è lungo disteso sulla trave, che non so come ha fatto a salire là in alto, e taglia la corda, e l'impiccato dondola, e a scarpe che cade fango secco sui capelli di Elvira, che singhiozza a raglio d'asino come sega che sega un tronco duro. Dondola e dondola. Zia Elvira si alza, ha la faccia secca adesso, non c'è nemmeno una lacrima sulla sua faccia, la pelle è rossa. E la luna è un mare chiaro che entra dalla porta e dalle finestre, e tutto è viola e dondola, dondola l'impiccato. Crac! Il coltello di Carl ha tagliato la corda, l'impiccato cade con rumore di sacco di sassi, e la sua faccia è storta e i suoi occhi sono vuoti nel chiaro della luna. Dario ha le mani sugli occhi, non gli piace guardare la morte, a me invece sì. Tocco il mio braccio, ma il braccio dell'impiccato è duro. Tocco il suo braccio, ma il braccio dell'impiccato è duro. Chiudi gli occhi, ti prego, dice zia Elvira, e io glieli chiudo. Ha le palpebre di carta cartone. Allora Elvira gli mette dritte le gambe e gli mette dritte le braccia, perché era caduto come una coperta floscia. Zia Elvira, lo conoscevi? Elvira si porta le mani alla bocca e si mangia un grido, e poi mi guarda senza vedermi e grida, un grido così forte che se Dio c'è, l'ha sentita. Poi rotola fuori e chiude la porta e lascia dietro una luna a strisce, una luna che entra solo dalle finestre.
Carlo scende dalla trave con un salto, un tonfo, è forte come un animale della foresta e ci guarda. Guarda Dario, guarda me, guarda il mio lupo che respira nel buio vicino alla porta chiusa. Sai chi è zio Carlo? È suo fratello, dice. Ma chi l'ha impiccato? Non lo so. Guardo il lupo, lui forse lo sa, ma i lupi non parlano con gli estranei. Andate da zia Elvira voi due, a lui ci penso io. Hai visto Dario? Che il suo mento va a destra e il suo naso a sinistra. Cioè i bambini guardano in piedi, il suo mento va a destra e il suo naso a sinistra. Se resti appeso a una corda tutto si torce, dice Dario. Anche l'anima, chiedo, l'anima è una cosa di cui non sappiamo. Perché Dario parla molto bene, Dario è figlio di uno scienziato, mentre Pietro viene da una famiglia più umile. L'anima è una cosa di cui non sappiamo. Questa è una frase da grandi, Dario, quando parli così mi fai paura. E tu non fare domande da piccoli, allora. Elvira piange seduta su un sasso e io l'abbraccio da una parte e Dario dall'altra e la stringiamo insieme con uno schiaccianoci, solo che lei è una noce così grossa che non la puoi schiacciare. Non piangere, zia Elvira, non piangere, dice Dario, ma lei non ci ascolta, lei non ci sente, lei piange e piange e i piccoli e molti rumori del bosco rispondono piano. Una volpe alza il muso alla luna e il vento fa un lungo lamento come dentro una brocca vuota. Per terra, tra i sassi, nell'erba nera, vicino ai piedi di zia Elvira, c'è un elmetto pieno di pioggia. Un pezzo di luna l'attraversa, una roncola bianca che scivola su quel cerchio d'acqua, l'ombra di un ladro in ciabatte. Ecco, questo è un capitoletto in cui i bambini sono messi veramente alla prova. Conto, vedono un peccato, reagiscono diversamente alla morte e diciamo qui diciamo, è un capitolo importante perché c'è un po', è una scena chiave del libro, si passa, si potrebbe dire, dal secondo atto al terzo atto, diciamo, dal punto di vista della donna, perché con la morte del fratello, della donna che fugge, viene scoperto, si parla spesso del fratello nel diario, viene scoperto e questa è la scoperta. E qui si capisce che quando c'è di fronte al dramma, il linguaggio di Pietro diventa un linguaggio quasi di adulto. Qui il linguaggio è poco, sono limitate, le sgrammaticature sono sempre funzionali, in realtà sono in tutto il libro, ma a quella che la, cioè, mettere in scena la psiche di questo bambino formidabile, che poi è spudorato, perché è un po' cinico, lui non ha problemi, lui cioè, ha visto sua mamma morta in una casa, dove fa, cioè, meno impiccato, è morto. Vedi, il mento così e il naso così, e l'altro gli dice, l'altro è più intellettuale, figlio di uno scienziato più abituato al ragionamento, viene da un diverso humus culturale, molto più filtrato, gli dice, ma dell'anima, l'anima è una cosa di cui non sappiamo, cioè fa dei discorsi veramente evoluti, anche dal punto di vista formale. Non è troppo, lo so. Perdonate, ma no, ho scelto un punto dove quando incontrano la morte. Poi c'è questa frase di Pietro che mi piace, quando dico che lui dice quando c'è qualcuno che muore, perché sono già morte due persone durante il viaggio, è tutto disseminato. E lui dice bacche rosse contro un muro grigio. Mi viene in mente che la morte sia come delle bacche rosse contro questo muro grigio quando muore. E poi dice quando muore un amico non vale, perché un po' della sua morte ti resta appiccicata. Ecco, per dire, appiccicata è una parola tipica di Pietro. Le sue parole sono un po' buffe, sceglie le parole un po' ciccic, un po' tonde, un po' berretto, appiccicato, c'è tutta una... cioè, è un libro molto studiato, questo, che sembra molto... ma è molto... cioè, è diciamo, quello che è infatti la sua, forse, il suo punto debole, è il fatto che è un libro molto letterario. Anche se sembra molto poco letterario, perché è una grammatica, in realtà il suo difetto, penso che sia un po' diverso, è che forse lo è un po' troppo, non troppo poco, come potrebbero credere certuni. No, io non sono d'accordo, secondo me è una bella storia ed è un grande salto rispetto al precedente ed è veramente curioso. Per tanti aspetti, come qualcuno possa rimanere un po' scioccato da questo salto.
perché adesso non è che io non amo i complimenti, però secondo me qua dentro si nota una maturità letteraria, come dire, consistente, significativa. Mentre il primo era sicuramente una gran bella storia, facile anche da raccontare, nel mio caso l'ho dato da leggere ai miei studenti e l'hanno letto bene. Questo, come dire, ti obbliga a rimanere un po' di più sul pezzo, quindi cioè capire come si sviluppa la storia, leggerlo prendendoti magari degli appunti, se non sei abbastanza scavato nella lettura. Volevo dire una cosa, come tradizione dei nostri incontri, che sono sempre informali, se voi avete qualche domanda, volete fare un intervento, una considerazione, basta che alziate la mano e, come dire, vi lasciamo lo spazio per poter intervenire. E questo perché? Perché altrimenti noi proseguiamo discutendo sull'oggetto che in questo caso è il libro. Io avrei un'altra domanda, esco ancora un attimo dalla storia perché a me interessa molto la costruzione in sé, ed è una sensazione che ho avuto, forse perché magari stavo preparando delle lezioni di storia in quel momento dell'Ottocento e Antonella mi ha incuriosito, soprattutto lei, con l'idea di seguire il viaggio dei tuoi personaggi anche sulla carta. Cioè abbiamo ricostruito un po' il viaggio dei tuoi personaggi sulla carta. E sarà perché quello che mi ha fatto venire in mente Garibaldi. Ti giuro, la fuga di Garibaldi che andava verso il sud, in una posizione che andava verso il sud, a quella fuga che quasi speculare, che più o meno sbattono nella stessa area, un po' più nord, e va verso nord. Cioè sembra quasi tirare su due opposti. Mentre Garibaldi è una storia da adulti, di un adulto, sembra quasi che in quel caso la storia dei ragazzi abbia proprio un senso opposto, ma un contenuto analogo. Cioè, non solo per le barche, il fatto che devono risbarcare, tutto il resto che, come dire, mi ha acceso la similitudine. Il parallelismo mi è venuto lì. Però nella maturità, nella costruzione della maturità, come se il viaggio di crescita di questi ragazzi, che sono sì già adulti, come dici tu, però stanno crescendo ulteriormente, cresceranno ancora, molto probabilmente dopo, che la domanda è sempre, cosa succede alla fine del libro? Che pagina ci sarà dopo? Come dire, sia verso l'alto. Io ho immaginato il nord come l'alto e il sud come il basso. E quindi dico, in tutto questo, questa storia, tu hai accennato, hai avuto questa impressione di costruire un parallelismo tra due mondi storici completamente diversi, come l'Ottocento e una fuga di un grande come Garibaldi e dei grandi piccoli alla fine della Seconda Guerra Mondiale. È una domanda molto interessante, ma Garibaldi non l'avevo pensato, effettivamente. Però effettivamente ci fai pensare, interessante l'abbinamento, cioè non è infondato. Non ci avevo pensato perché. C'è una cosa, ebbi la prima proprio barlume di idea di scrivere questo libro, mi è nato quando lessi una frase di Hitchcock, che reputo uno dei maggiori narratori del secolo appena trascorso, che dice che tutte le storie più belle sono storie di inseguimenti. Allora, vedi, siccome la vanità non è la meno diffusa delle debolezze umane, ne scrivo una io. E così, no, questa è stata un po' la prima. E poi mi è venuto in mente di dare la parola di una storia, se la faccio raccontare a un bambino, però mi è venuto, poi è una cosa. Può essere più scandinante, perché ha detto la tecnica del nonsense, che poi è una cosa che ho studiato molto nell'Ottocento inglese, è molto interessante, perché vede, il nonsense è inventato da un manipolo di poeti coraggiosi che è al centro dell'età vittoriana, cioè l'età di maggiore splendore, potenza e rilassatezza dell'impero britannico, la seconda metà dell'Ottocento, sotto la regina Vittoria, dove l'Inghilterra era potentissima, non c'era una valle della terra in cui le giubbe rosse non fossero state da signori, la flotta inglese era dovunque, anche dove non comandavano loro. Mi ricordavo mio padre che era un ufficiale di marina, negli anni 30, che succedeva qualcosa in un porto a trasmare, arrivava subito una nave inglese, anche se era una corvette, tu avevi una corazzata, loro avevano un ammiraglio a bordo, perché per legge internazionale comanda il più alto in grado delle navi, allora, della navi
occidentale. Quindi gli Ateniesi comandavano sempre tutti i porti del mondo, perché immediatamente con la flotta immensa che avevano mandavano magari una corvetta, perché non avevano altri in quella zona, ma nominavano magari il capitano della nave ammiraglio seduto a stante, e lui era il più importante in porto. Quindi nessun porto, quindi in un momento di potenza enorme dell'Inghilterra, dei poeti si mettono a giocare col linguaggio e a prendere in giro cosa? Il significato delle frasi. Cioè mettono, dice, attenzione, tutta questa forza, questa potenza ai piedi della risultancilla, è illusoria. Fanno la parodia del significato. Ora, è ovvio che il cuore di un impero sempre e di una nazione è il linguaggio, sempre. I latini avevano la lingua di Cesare, si capisce che è la lingua destinata a dominare, una lingua di un ordine, un'organizzazione, un'intelligenza, una capacità di gerarchica, di potenza, che era fatta, e benché l'impero parlasse per due terzi greco, il diritto era sempre solo il latino, la lex romana. Molto significativo. Gli inglesi, nell'epoca del territorio, avevano un inglese straordinario, cioè di una chiarezza, anche oggi l'inglese, non esiste legge inglese che letta non venga capita da chiunque, mentre una legge italiana è incomprensibile da tutti, anche da quelli che l'hanno scritta, perché ovviamente la scrivono in modo che non si capisca, così si può eludarla in qualche modo. Viene scritta male, le leggi non sono chiare. Se tu leggi, è tutta una confusione pazzesca, c'è sempre una scappatoia perché è confusa. Invece, nel momento in cui la lingua inglese è usata anche per il dominio delle genti, questo gruppo di poeti la prende in giro, la mette alla berlina. E qui ho messo a Pietro fin dall'inizio, prende in giro il vecchio pregiudizio delle chiese cristiane verso gli ebrei, pregiudizio non dico antisemita ma antigiudaico, che gli ebrei sono dei cigni. Allora lui dice il suo amico Dario l'orecchia sventola, nella prima frase Dario l'orecchia sventola e quindi non può aver ucciso Gesù. Poi passo poi a dire perché se uno deve combinare così grosso per uccidere Gesù, ti pare che sia così scemo da nascere con l'orecchia sventola, così lo vengono subito, no? Quindi la sua logica, che è un po' sua, diciamo, però è questa. Poi c'era un prete che gli aveva detto, no, che gli ebrei hanno ucciso Gesù, ma troppo magro per capire, per sapere le cose giuste. Non si fida dei magri che hanno da mangiare, che in guerra hanno poco da mangiare. Allora, se hai poco da mangiare va bene, ma se sei magro e hai da mangiare non gli piace questo, non si fida. E infatti c'è anche un oste alla fine che dice, io un oste magro, secondo me non so fare da mangiare, sono un oste magro, che è una logica, ce l'ho anch'io un po', è come andare da un dietologo ed è un ciccione, e insomma, non mi fido tanto, non la dieta qui su quei ciccioni. Non ci vado, quindi si vede. Ma tu non sei dietro. No. Però quello che sai è molto spettacolo. Quindi cioè che un po' ho voluto pure questa cosa. Poi tra l'altro, una cosa posso dire, poi lasciamo la parola, se no. Ecco, c'è un epigrafe. Io ai miei studenti, vi spiego sempre una cosa, quando c'è un epigrafe in un libro, c'è un verso prima dell'inizio della storia, leggetelo attentamente, perché generalmente se uno cita e lo mette prima del suo libro, quasi come marchio, in qualche modo è quello che gli inglesi chiamano la premessa drammatica. Cioè la premessa drammatica cos'è? Una frasetta, una sintesi, che permette all'autore, mentre scrive, di non andare fuori tema. È come le vibrisse di un gatto. Sapete che le vibrisse del gatto sono larghe tanto quanto il punto più largo del corpo di un gatto. Quindi se il gatto deve entrare in un tubo perché è inseguito da un cagnaccio, se le vibrisse toccano il tubo non entra perché sa che il cagnaccio rimane incastrato magari a metà e il cane gli muove il culo. Allora le vibrisse sono segnalatori di larghezza. La premessa drammatica è la stessa cosa. Cioè l'autore si fa una premessa drammatica, cioè una quasi non so come definirla, il Macbeth è l'ambizione esasperata porta alla rovina. Ecco, questa è la prima per dire, no? Ecco, se c'è un epigrafe, generalmente l'epigrafe evoca la premessa drammatica dell'autore, quindi è una chiave di lettura, facilita il lettore. Allora, qui l'epigrafe è questa, è scritta in francese, è Carla Bourse, Femme, Allangage, Enfantin, traduco, perché l'amore
diventa migliore, verrebbe da dire si fa meglio, ma diventa migliore nel linguaggio dei bambini. Ora, questo verso è scritto da Marc Papillon de la Frise, che è un poeta del Cinquecento francese, oggi non più noto, ma citato da Pascal, nei suoi Cahiers, proprio questo verso qua, tanto, che è l'ultimo verso di un sonetto d'amore, perché l'amore diventa migliore nel linguaggio dei bambini. Questo dice qualcosa dell'anima del libro. Ora, tutti noi siamo stati innamorati, più fortunati lo sono anche adesso, e sappiamo che nel momento del trasporto emotivo, tutti, per esprimere la tenerezza, la passione, la felicità erotica del momento, tendiamo a usare delle frasi infantili per esprimere l'affetto, un po' anche banali, ma si diventa un po' infantili. Ora, un po' questo è dovuto, insomma, non è una regola, ma diciamo è una cosa che succede, la tenerezza è un po', anche per esprimere, è quasi sia una regressione linguistica. Ora, questo un po' è dovuto al, diciamo, naturale rincoglionimento del momento, dovuto al trasporto emotivo, ma un po' ha una ragione molto profonda. È come dire, tra noi non c'è bisogno di mentire. Tra noi, che ci amiamo molto, possiamo usare una lingua senza infingimenti, che non inganna. Ora, se noi dicessimo tutta la verità nella vita normale, non avremmo nemmeno un amico, perché nessun rapporto umano durerebbe più di 15 minuti se sapessimo tutto per filo e per segno quello che gli altri pensano di noi. Perché ovviamente abbiamo dentro di noi anche malizia, invidie, perché siamo esseri umani, siamo complessi, per cui impariamo fin da piccoli, quando la mamma ci dice non devi dire le bugie, noi sappiamo che dobbiamo dire le bugie, infatti la mamma ce lo fa come un imperativo, perché noi per istinto diciamo le bugie. Se l'arte del raccontare storie è anche quella del mentire, ci si racconta parte per rivelarsi, ma in buona misura anche per nascondersi. Non si ricorda solo perché si vuole presentare una parte di sé, non quell'altra, ovviamente, quindi è complessa la questione. Ecco, quindi il linguaggio dei bambini è un linguaggio che viene usato dagli amanti per dire una falsità, senza volerlo. Tra noi possiamo usare la lingua dell'innocenza, la lingua in cui se mentiamo veniamo scoperti, perché tra noi non ci deve essere menzogna. C'è un altro verso nel libro, a due terzi del libro, due che fanno l'amore, che i bambini spiano dalle travi del naso. Uno dice un verso all'altro che tutti e due conoscono, è un famoso verso di Rilke, non viene detto un verso di Rilke, si dicono questa frase e uno, quello che l'ascolta, ah, lo conosco anch'io il tuo poeta, che non mi puoi ingannare, conosco questo poeta. Ve lo dico io, chi è Rilke, è la seconda delle Geduinesi, e la frase è questa: gli amanti potrebbero, se sapessero come, nell'aria della notte dire meraviglie. Gli amanti potrebbero, vuol dire che non possono, se sapessero come, nell'aria della notte dire meraviglie. Cioè, l'uomo e donna, nel momento in cui ama, è dotato di questa possibilità, ma gli dèi non le hanno donato, non da pochi, diciamo, hanno donato la capacità di tradurre questa forza emotiva in un dire meraviglioso, un dire che susciti meraviglia. Ecco, tra questi due versi sono un po' le sponde del fiume dove cui scorre poi lo spettacolo dell'azione, la vicenda. Adesso questo è un discorso un po' intellettuale, lo so, ma lo faccio tanto perché sono qua, ragazzi. Vi racconto delle cose che non servono. Poi la storia è anche una storia semplice, è anche una storia di avventure, insomma, si legge molto semplicemente. Però mi detto così, se un libro anche Pistolotto ha scritto questo, filosofia invece. Poi è una storia semplice, anche avventure. Tra l'altro legge anche molto come storia. Sì, ti piace come storia? Sì, mi piace. Quasi quasi preferisco questo al precedente. Beh, sì, anch'io lo preferisco, perché è più strano. È più strano. Però no, l'opinione dell'autore non vale, perché secondo me tutti gli autori tendono ad amare più l'ultima cosa che hanno fatto, perché è più vicina. Come sì, l'ultimo che hai dato, sei l'anima ancora un po' lì, diciamo. Anche se adesso è iniziato un altro libro, perché adesso l'ho abbandonato. Però un pochino, diciamo, siccome questo l'ho scritto dopo, sono più vicino a questo. Magari mi inganno. Però mi fa piacere quello che uno mi dice che preferisce. No, come ti dico... Fa fatica i traduttori di più questo. Sì, questo fa fatica i traduttori. Però l'ho trovato una storia più intrigante. Sì. Infatti un'altra domanda che ti volevo fare, perché
non voglio troppo spazio, ma sempre connessa alle cose che stavo preparando, sempre le lezioni sull'Ottocento, in questo caso di letteratura, mi sono domandato, ma chi potrebbe essere, riguardando quelle cose che stavo preparando, insomma, amico di questi ragazzi? E mi viene in mente, così ho pensato, certamente non i personaggi di cuore, no. Però Rosso Morbello forse sì. Sì, come non Rosso, la chiamo. Ecco, Rosso Morbello secondo me, a ben guardare, poteva essere amico di Pietro e anche di altro ragazzo. Sì, dai. Ma proprio per il modo di franco e anche per il modo orgoglioso, se vuoi, di affrontare le cose. In questo caso il tuo non c'è, forse i ragazzi che affrontano in maniera così rugosa l'aspetto, però è la rielaborazione che diventa complessa, che è articolata, eppure ti dà, ecco, diciamo che c'è un processo di semplificazione forse della realtà, come dici tu con il linguaggio, proprio perché è su un indicativo, no? Certo. Quindi la realtà viene semplificata, come è indicata, però così. Semplificata, ma intendo semplificata nella sua descrizione, sì, sì, la sua sì, comprensione sì, immediata, sì. Proprio perché ti dice così, e quindi tu non immagini, arrivi subito. Stessa cosa è la sensazione che mi dava rileggendo lo sono appena preparando le lezioni per i ragazzi, cioè una letteratura che spiega le cose, che dà le cose, che non tergiversa sulle cose. E ho trovato il linguaggio e il comportamento tutto sommato su quest'onda. Adesso io voglio, uso una parola che forse magari non ti piace, molto realistica, non un realismo che so di matrice sovietica, no, però un realismo concreto, i fatti per quello che sono. Hai capito? Quindi ti voglio dire, tu hai. Sì, no, ti ringrazio perché lo considero un grande complimento, perché io amo molto la realtà, per cui a volte non è solo all'altezza. Però effettivamente mi piace molto. Quindi... E poi amo molto Rosso Morbello, amo molto le novelle del Verne, che sono la cosa più bella. Quindi, le novelle sono stupende. Hanno avuto anche grande successo nel mondo anglosassone, per la traduzione di quello che ha scritto la madre di Lawrence, che è bellissima, e quindi per. Sì, pochi lo sanno, ma il Verdi è uno dei autori italiani più conosciuti, le novelle, sì, sì. Più conosciuti all'estero, insieme a Gattopardo. Beh, qualche domanda? Sì, prego. Io volevo chiederle. Elena, Massimo. Una collabora con il nostro sito e appartiene all'associazione Colonne d'Ercole. Ed è una dottoranda di Venezia. Sì. O mi sbaglio, no. Tra l'altro molto in gamba e sta curando anche l'edizione di un libro per ragazzi. Sì. Ah, ecco un'altra cosa, perché mi è stato chiesto, ma è un libro anche un po' per ragazzi, perché io ho scritto libri per ragazzi in passato. No, io so cosa è un libro per ragazzi perché ne ho scritti. Questo non è un libro per ragazzi, è ingannevole. Certo, il protagonista è un bambino in quello che fa, però non è un libro per ragazzi. Il libro per ragazzi è un altro animale. Un altro, sì, sì. Un altro prodotto letterario. Sì, un altro prodotto letterario. Non è che sia migliore perché no. è più diverso, un'altra. Infatti non l'avrei pubblicato se lei, insomma. Ecco, io volevo chiederle se, visto che mi è sembrato molto difficile scrivere da adulti dal punto di vista di un ragazzino, quasi impossibile. E quindi volevo sapere se ha avuto qualche modello, se ha tenuto presente qualche modello, perché ho trovato molte somiglianze sia nel tipo di linguaggio che dal punto di vista dell'esperienza con Il sentiero dei nidi di ragno di Calvino, questo ragazzino che diventa grande prima della sua età e è costretto a vivere tra i grandi, a capire la realtà, e anche il tipo di linguaggio abbastanza crudo, lui a un certo punto dice io della vita so ormai che cos'è, ormai... Io sì, sì che so che cos'è, voi non capite niente. Sì, è troppo tempo che non avete 10 anni, sei anni se non capite più le cose. Allora sì, bella domanda. No, in verità no, il modello non è Calvino, perché Calvino... no, Calvino è uno scrittore che rispetto molto, ma che in realtà non amo, non so perché. Non è uno scrittore che sento molto...
perché in realtà il Sentiero del Nido di Ragno, io l'ho letto, è un, secondo me, un libro molto datato, non è che mi piaccia tanto, devo dire. Comunque ti dico subito i modelli. Primo, Romain Gary, La vie devant soi, la vita davanti a sé, gli anni come tradotti dagli anni davanti a sé, la vita davanti a sé. Quello sicuramente è stato un riferimento letterario forte. Non per caso l'editore francese è il primo che ha comprato questo libro. Ha subito sentito aria di la Francia, è un paese letterariamente molto audace rispetto a noi, che siamo più calmenti. E un altro potrebbe essere Mark Twain, Fuga sul fiume, un bel film, e un po' Mark Twain come, come tutto, come un. Bisogna tenere conto che io, anche come insegnante, insegno letterature comparate, non per caso. Non leggo poco letteratura italiana, sono italianissimo, cioè non, è che, non è per istrofilia, però per mestiere, diciamo, sono formato da sempre su, su letterature altre. Non che siano meglio che gli altri, è solo una mia una cosa privata, mia personale, di formazione culturale. E, un altro modo potrebbe essere anche Giovane Holden, leggermente, poco questo, meno, perché tutto, però diciamo, se si vuole, cercare i modelli, ma direi soprattutto Romain Gary in Francia e Mark Twain in America. Che sento vicini e che in qualche modo sono libri che conosco molto bene, sicuramente non, cioè quando scrivono non modelli, perché uno scrive, se non altro per presunzione, se non altro uno vuole essere lui il Deus, diciamo, della sua opera, però diciamo questi due libri mi hanno senz'altro influenzato ed erano presenti. Non ci sono veri antecedenti italiani di questo libro, non li vedo. L'ha detto adesso questo bambino professore, secondo me, Gianluca, che avevo dimenticato, Gianluca, proprio Sommerpeno potrebbe essere, non ci avevo pensato, ma proprio Sommerpeno potrebbe è un amico di Pietro, anche se è una vita più tragica. Certo, c'è Pietro nella miniera, non c'è niente di più, però insomma, un po' sì, è vero. Ecco. Infatti io ho parlato di amicizia. Beh, che comunque, devo dire una cosa, le novelle di Verna sono un altro libro che c'è nel mio DNA. Come per esempio il Gattopardo, o come Lusso, un anno sulla dimensione, non è che i libri italiani non li abbia letti, cioè, è chiaro che ho una letteratura italiana, nel sangue, come tutti noi per fortuna, però devo dire che sono più, per ragioni anche professionali, perché ho imparato l'inglese da bambino, per storie della mia famiglia, non dico che, e diciamo sono più vicino alla letteratura anglosassone, a quella francese, no? Un po' meno a quella tedesca, perché non so il tedesco. Poi in realtà siamo schiavi della nostra ignoranza, fondamentalmente, per cui a volte cioè non sì, amiamo di più ciò che si va dove si sa, poi alla fine. No? Comunque i riflessi di Husserl nel libro precedente c'erano, sì, sì. Cioè, sono uno sconto piano, non dico che ci fosse presente tanto, certo. Però come dire, si vedeva che l'habitat poteva sì. Essere quello, quindi punti in contatto sì. C'erano. Generalmente le traduzioni straniere che sono già uscite del primo, i bastardi sono di Vienna, scrivono nelle fascette erede del Gattopardo, perché loro conoscono il Gattopardo, no, perché ognuno dice che loro conoscono quello, perché tutto quello è un po' storico, poi dice, no, hanno ragione su una cosa, che ci sono molto le classi sociali, lì che sì, il cambiamento, la fine di una borghesia, il passaggio dagli ufficiali e caporali, dopo la grande guerra, di un mondo, diciamo, più aristocratico che diventa più piccolo borghese, perché il mondo di Hitler e Mussolini sono due caporali, anche Stalin sono due caporali, cioè chi viene dopo la grande guerra sono il regno dei caporali, e c'è una tutte le cose, è il mondo in cui i sergenti, dice il nome del libro, si faranno chiamare generali, e in effetti è così, gli ho fatto dire i sergenti, il signor caporale era stato un vincente, era troppo bene, se qualche altra domanda. Allora faccio un'ultima io. Hai accennato al prossimo libro. Che cosa ci possiamo aspettare? Allora, il prossimo libro, vi dico l'ambientazione, è ambientato nel 1914, quindi è la fine della Belle Époque, non è il tempo di guerra, però diciamo è vicina, perché il viaggio finisce
proprio l'ultima pagina del libro è il 28 luglio, quindi il giorno in cui c'è la dichiarazione di guerra alla Serbia. Non per caso, questo libro è curioso, è nato in modo, i libri sono meravigliosi, come vi ho detto all'inizio. Allora, nasce così: un editore tedesco, molto importante, ha chiesto a 22 scrittori europei che abbiano scritto qualcosa di tradotto in tedesco, perché non puoi quello diciamo, quello che tradotto in tedesco, insomma, conosciuto in Germania, che hanno scritto cose del periodo della Grande Guerra, prima o insomma, di quegli anni lì, o storie o saggi, ha chiesto di scrivere un piccolo saggio di 20 pagine, oppure ha scelto un racconto di 20 pagine, in cui mettono in scena, sia in modo critico nel saggio, in modo narrativo nel racconto, la loro città natale, nel mio caso Venezia, a metà del 1914, cioè nell'estate della dichiarazione di guerra. Si viene vietato a scegliere il mese di agosto, come viveva la gente, cosa si pensava, ci si aspettava una guerra, chi sarebbe stata una guerra così grande, naturalmente sappiamo che è una guerra più disastrosa, ma è avvenuta, la chiamarono grande guerra dopo un mese, anzi già prima, quindi. E quindi stimolato da scrivere una cosa, non ho mai scritto niente su commissione, è anche un po' lusingato la mia richiesta, non so se l'abbiamo chiesto, forse è stato, perché c'è uno di Trieste, forse sarà quando non è che perché tutti in tedesco non siamo conti. Comunque 22 di tutta Europa fanno questa antologia e io ho scritto il mio racconto e allora l'ho ambientato a Venezia nel luglio, ho preferito scegliere subito prima della guerra, allora ho fatto una ricerca sui giornali e la cosa buffissima, cioè agghiacciante, pensate che il 25 luglio, cioè a 3 giorni dallo scoppio della Grande Guerra, i giornali in prima pagina parlavano ancora dello sciopero dei ferrovieri che era stato appena sventato e di un delitto del direttore delle Figaro, credo che era l'avventore. Il 25 e 26 sono i primi giorni in cui si comincia a parlare di aree di guerra. Cioè, è pazzesco, quando vai a vedere, perché invece i libri di storia sembra che le cose si impongano, invece non è così, cioè siamo ciechi e sordi di fronte al destino. Gli scrittori dei libri di storia si dimenticano, a volte dimenticano, non danno l'idea spesso, quando raccontano, che gli uomini non sanno il futuro. E questo non è solo che banale, ma noi non sappiamo cosa ci capita domani, facciamo i conti, speriamo che ci capitino cose non brutte, ma non sappiamo proprio, cioè domani qua scopriamo una guerra, che ne sappiamo? Cioè, non... E questi qua, tutti i giornali, i corrispondenti degli esteri, cioè mi ricordo, ho messo nel racconto una frase bellissima, che un asino sbrana morsi, uno stradino, questo nel giorno prima della dichiarazione di guerra, nella pagina degli esteri del Corriere, che è la pagina 7, si parla che sono tutti preoccupati perché se l'Austria mobilita, anche la Russia mobilita, poi allora c'è una mobilitazione a catena. E la notizia messa in evidenza della pagina 6 è che uno stradino è stato mangiato a morsi da un asino. Guardate la storia bellissima di uno che viene sbranato da un asino e non da un leone, che mi ha subito ispirato. E abbiamo scritto un racconto che l'ho mandato, oltre a mandarlo al dottore tedesco, ho fatto un contratto per cui potrei anche pubblicare in Italia, l'ho mandato all'editore, gli è piaciuto molto, sarebbe bellissimo Andrea, allora però non posso pubblicarlo da solo perché sono 20 pagine, o me ne scrivi altri 2 o 3, facciamo un libro, oppure lo fai più grande. Ci ho pensato una settimana, basta, ti faccio un romanzo un po' breve, perché non voglio essere lunga, quindi ho come il pittore che fa prima il bozzetto e poi il quadro grande, quindi adesso farò un quadro grande da un punto piccolo. Quindi il tema, diciamo il tema è la nostra cecità di fronte alla storia. Questo lo attendo con ansia. Ed è veramente la nostra cecità, ma non la cecità, diciamo, di noi uomini della strada, ma la cecità dei potenti, di loro che dovrebbero, che noi ci aspettiamo, i capi di Stato, non capirono nostri. Cioè, il 26 luglio l'imperatore Francesco Giuseppe è ancora a una cosa di pagare, mentre il Kaiser Guglielmo II, il 26 luglio, torna a Berlino, perché sente Marita, quale cose si fanno serie. Il Kaiser torna, Francesco Giuseppe, come in vacanza, ed è lui che dichiara la guerra. 2 giorni prima, il 28 scoppia tutto, 12 milioni di soldati morti, sono solo i soldati, cioè non so se vi rendete conto, 2 giorni prima è in vacanza e ancora non torna. Il giornale titolava, è in vacanza, perché faceva notizie, perché
tutti cominciavano a vedere, cioè si capiva, si parlava di questo armistizio delle clausole dementiche della Serbia, la Serbia si era piegata. Poi ci sono partiti diversi perché il peso degli esteri austriaco premeva per la guerra. Il primo ministro ungherese, perché era Austria-Ungheria, non la voleva, era molto prudente, attenzione, e il Kaiser, abbiamo una lettera di suo pugno, che diceva che visto che la Serbia è stata così remissiva, non c'è più bisogno di dare atto dell'ultima. Il Kaiser, poi sarà lui a spingere due giorni dopo, ma voglio dire, i capi di Stato, come l'ultimo gli uomini della strada non ci capiscono, non sanno cosa viene domani, aspetta loro a decidere. Questo è veramente, siccome l'ho studiato a fondo con i giornali di diversi paesi, anche francesi, inglesi, italiani, purtroppo non so il tedesco, per cui i tedeschi non ci capisco, ma comunque con quelli che ho avuto, è straordinaria questa incapacità di decifrare che in realtà abbiamo, che secondo me è una cosa degli esseri umani. Perché è così forte la capacità di illudersi, cioè che abbiamo tutti, perché giustamente uno anche di fronte alle cose più brutte, parlavo con un amico che fa l'oncologo, un brutto mestiere, che le volte deve dire male, guarda, si è messo veramente male, eppure dice, lui lascia sempre una speranza, perché è così grande la voglia a volte di dire, che uno pensa di non morire anche il giorno prima. Ed è una cosa meravigliosa, cioè la vita è fatta in modo di renderci incapaci di leggere il futuro. Cioè, secondo me è una specie di... Solo che nel caso magari dei capi di Stato questo crea parecchi guai, ahimè. Comunque, insomma, no, adesso vedremo, non so, spero che venga bene, perché sei sicura scommessa. Però mi piace molto sguazzare, quando entro nella storia, vedere nei documenti spiccioli quotidiani e vedi quanto anche i grandi storici a volte scrivono delle corbellerie, non perché non siano sopravvissimi, ma perché uno può guardare i documenti. Allora si fida dei documenti analizzati dagli altri. Bisogna sempre leggersi direttamente le testimonianze. No, ma perché è come si contraddicono le fonti che si avvicinano. Cioè, allora puoi dedurre da queste piccole cose, da piccoli segni, puoi dedurre tanto. Col senno di poi, ovviamente. Perché io so che il 28 è dichiarato la guerra, so che il 27 giornali parlavano d'altro, così è interessante. Bene, grazie molto dell'attenzione, pochi ma buoni, sono molto felice, grazie. Yeah.